Ciao! Bentornati al nostro appuntamento con lo Yoga Bimbi. Nello scorso episodio vi ho portato con me su una montagna e lì ci siamo rilassati. Poi abbiamo fatto con il nostro corpo degli alberi, tutti diversi tra loro, vi ricordate? L'albero alto e snello, l'albero più basso, l'albero dalla larga chioma. Mentre oggi andiamo a conoscere due personaggi, un gattino e un cagnolino. E poi succederà una specie di magia, perché andremo a prendere il sole con le nostre mani. E non solo. In questa sessione avrai bisogno di un tappetino. Iniziamo con un respiro profondo. Tutta l'aria dentro e tutta l'aria fuori. Bene. Ricordate la posizione della montagna? Piedi ben piantati a terra. Il petto è rivolto verso l'alto. Le braccia in giù. Chiudete gli occhi e un altro bel respiro profondo. Così. Ora ci giriamo di lato. Andiamo giù in quadrupedia, cioè come il gattino. La schiena la inarchiamo in alto, inspirando. Poi la inarchiamo in basso, espirando. Ripetiamo. Schiena tutta su e la testa va giù. E schiena tutta giù e la testa va su. Di nuovo. Inspiro inarcando in alto, espiro inarcando in basso. Questa è detta anche posizione della mucca. Adesso andiamo sulla punta dei piedi e distendiamo le gambe. La testa la mettiamo tra le braccia. Formiamo una V rovesciata, simulando il cane che si stiracchia. Mantenete questa posizione per alcuni secondi. Bene, adesso appoggiamo le ginocchia a terra. Ci mettiamo comodi nella posizione del bambino. Distendiamo le braccia in avanti e appoggiamo la testa al pavimento. Rilassiamoci facendo dei bei respiri profondi. Mantieni la posizione. Ed ora passiamo al saluto al sole. Portiamo le braccia tutte su. Guardiamo in alto e immaginiamo di avere il sole tra le mani. Lo portiamo piano piano verso la terra, senza piegare le gambe. Ciao terra! Ciao ciao! Torniamo su. E torniamo a prendere il nostro sole. Di nuovo andiamo giù. Ciao terra! Ora mettiamoci giù con le ginocchia e torniamo a fare il gattino. Inspiro, portando sulla schiena. Espiro, spingendo tutto in giù. Di nuovo, inarco in su. Di nuovo, inarco in giù. L'ultima volta. Gobba in su. E gobba in giù. Un saluto anche al cagnolino. Gambe tese, la testa tra le braccia. Tengo un pochino così la posizione e andiamo giù alla posizione relax del bambino. Torniamo in piedi a salutare il sole e, come abbiamo imparato a fare, portiamolo piano piano verso la terra. Senza piegare le gambe. Ciao terra!
Ripetiamo tornando in su. Prendo il sole e di nuovo torno giù. Se riuscite, prendete le vostre caviglie e mantenete così la posizione senza piegare le gambe. Tornate in su e l'ultimo respirone grande, grande. Bene, la sessione di oggi è terminata. Abbiamo conosciuto il gattino, il cagnolino, abbiamo preso il sole, abbiamo salutato la terra e dobbiamo ancora conoscere tanti bei personaggi e vivere tante belle esperienze insieme. È stata difficile? Un pochino sì. E vedrete che nei prossimi giorni avrete anche qualche doloretto. Ma è normale, vuol dire che il vostro corpo sta lavorando. Vi raccomando, esercitatevi. Queste brevi sessioni andrebbero fatte due volte a settimana, con molta concentrazione e dedizione. Un bacione! Alla prossima!